Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo nostro consueto riepilogo dei fatti di questa settimana, la settimana che statisticamente è la prima del mese di maggio, ma che è a scavalco fra il 25 aprile e l'inizio del mese di maggio. Infatti vedremo 25 aprile, vedremo il 1 maggio, la festa del lavoro, ma come sempre apriamo con la cronaca. La cronaca che ad inizio settimana ha portato la notizia che il Tribunale di Brescia ha ordinato la scarcerazione di Elvis Elezi di Cirié e ha disposto gli arresti domiciliari per Elmadi Halili, due dei quattro arrestati nell'operazione anti-ISIS che ha coinvolto il canavese. Secondo il Tribunale della Libertà di Brescia non esistono sufficienti prove per giustificare la detenzione in carcere. E poi gli sviluppi di quella triste vicenda di Gianni Forma, l'agente della Polizia Municipale di Castellamonte che si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sede della Polizia Municipale. Perché? Perché ha lasciato una lettera indirizzata alla moglie, si era sposato solo a gennaio e la moglie ha voluto che la lettera fosse pubblica. Nella lettera Gianni Forma ringrazia la moglie, ringrazia gli amici che gli sono stati vicini, ma lamenta la distanza, il senso di frustrazione provato nei confronti del servizio sanitario, incapace a suo dire di dare delle risposte ai suoi dolori, a quella che lui pensava fosse una malattia, che ancora non si sa se era o non era una malattia grave, dolori così forti da non farlo dormire la notte, da non riuscire a renderlo abile al lavoro di giorno. Dice e scrive alla moglie in questa lettera: tu sai bene qual è l'inferno che io stavo passando, andavamo e siamo andati a tante visite, anche accompagnato da amici, ci mandavano via con le solite due pastiglie senza dirmi qual era il mio male. Questo lo ha frustrato fino a convincerlo a togliersi la vita. I suoi genitori erano morti entrambi di mali incurabili e peraltro con grandi sofferenze, lui non voleva fare la stessa fine. La moglie ha voluto che questa lettera fosse resa pubblica per evitare ad altri questo calvario, per sensibilizzare anche il sistema sanitario e poi ha chiesto l'autopsia perché vuol sapere a questo punto se suo marito era o no davvero malato di un male incurabile. Poi, dopo 10 giorni, lunedì, si svolgeranno i funerali invece a San Bernardo di Ivrea di Laura Boschetti. Laura Boschetti, 37 anni, compiuti a gennaio, ex presidente di Eporè di Animali, da tutti conosciuti come il Gattile di Ivrea. Lo ricordiamo, aveva perso la vita alla fine della scorsa settimana in un terribile incidente sul Terzo Ponte. Giocava a pallavolo, era arancere a piedi, molto conosciuta quindi ad Ivrea. Scontro frontale nel quale è rimasto gravemente ferito ed ancora in gravissime condizioni Mauro Bilotto, 38 anni, di Romano, sposato, padre di due figli, nel terribile incidente ha riportato gravissime lesioni ad entrambi gli arti, non si sa se potrà riutilizzarli oppure no, se avrà ancora l'uso delle gambe, insomma, anche lui versa in gravissime condizioni. A Bollengo, nella chiesa parrocchiale, si sono svolti i funerali di Franco Ugo, 77 anni, era stato fra i fondatori della CTS, l'azienda storica con due stabilimenti a Ivrea e a Bollengo. Da poco è passata nelle mani di un gruppo americano per una cifra record di quasi 70 milioni di euro. Finito invece al CTO un 41enne di Castellamonte che è caduto dal tetto di una villetta in frazione Preparetto, stava verificando dei lavori che stava facendo sul tetto, il tetto ha ceduto, è scivolato, è caduto fra l'impalcatura e il muro esterno della casa da circa 4 metri andando a finire nel marciapiede sottostante. 7 bombe a mano, 2 granate di fabbricazione tedesca, 3 cartucce di tritolo, un fucile a moschetto, centinaia di proiettili per pistole e mitragliatori. Tutto stipato nell'intercapedine del muro di una cantina di un vecchio cascinale a Piova, fra Castellamonte e Quarnier. A ritrovarli è stato un commerciante di 56 anni che aveva da poco acquistato l'immobile, che lo voleva ristrutturare, stava facendo pulizia. L'ipotesi è che fosse un piccolo arsenale a disposizione delle truppe partigiane, nascosto lì e poi lì abbandonato dopo la liberazione.
Una bomba a carte invece è esplosa attorno alle 7 del mattino a Rivarolo sotto una Fiat Panda parcheggiata in via Montegrappa. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri della vettura e ha danneggiato la parte sottostante, ma non ha creato danni alle vetture che erano parcheggiate vicine. Poi la cronaca giudiziaria. Per il Tribunale di Ivrea prima vengono i lavoratori e poi lo Stato. Così ha assolto Emidio Filipponi, ex amministratore unico di ASA Servizi Ambiente, l'azienda che si occupava della raccolta rifiuti nell'Alto Canavese, in 51 comuni dell'Alto Canavese. Fra il 2007 e il 2009, con le casse della società ormai quasi vuote, non aveva versato i contributi, aveva preferito pagare lo stipendio ai lavoratori. In tribunale si è difeso anche dicendo che prima vengono i lavoratori, ma poi senza il pagamento degli stipendi si sarebbe creato un allarme sociale e sanitario, perché i dipendenti sarebbero entrati in sciopero, non ci sarebbe più stata la raccolta rifiuti e sarebbe andato in tilt tutto il sistema. Il Tribunale gli ha dato ragione. Quando era partita l'inchiesta gli erano stati sequestrati tutti i beni, la casa, l'auto, bloccati i conti correnti, ovviamente tutto è stato sbloccato. AIG, le elezioni di AIG slittano probabilmente a metà giugno, perché sarà necessaria un'assemblea straordinaria dei soci prima di quella ordinaria per approvazione del bilancio e le elezioni. Perché? Perché il motivo l'hanno spiegato il presidente Ivan Pescarin e il vicepresidente Gianni Cimalando. Nell'assemblea straordinaria dei soci del 16 e 17 maggio dello scorso anno fu aggiornato lo statuto alle nuove norme, alle nuove regole, come succede un po' sempre ciclicamente, ma non si sa come è sparita la clausola che diceva che nelle elezioni per il rinnovo del CDA ogni socio di AEG poteva portare una sola delega, cioè poteva al massimo valere due voti. Senza questa clausola ognuno potrebbe portare fino a 10 deleghe, quindi ogni socio potrebbe valere 10 voti. Questo ovviamente è sconsigliato, la stessa Lega Coop ha consigliato a tutte le cooperative di ridurre a una le deleghe, AEG lo aveva già fatto molto tempo fa per evitare possibili infiltrazioni. 50 soci possono determinare un nuovo CDA perché potrebbero valere 500 voti, quindi bisognerà reinserire questo comma nello statuto con un'assemblea straordinaria, poi l'assemblea ordinaria e poi le elezioni, i tempi quindi si allungano. Festa del lavoro, primo maggio che non ha visto manifestazioni in Canavese, i sindacati canavesani sono confluiti a Torino per la grande manifestazione di Torino, ma a Ivrea, in Sala Santa Marta, è stata inaugurata la mostra Basta Amianto, un percorso per conoscere i rischi, che non sono solo quelli del mondo del lavoro, ma anche del mondo della casa. Rita Castelnuovo, una mostra in Sala Santa Marta per riportare, se ancora ci fosse bisogno, all'attenzione il problema della sicurezza. Qui parliamo di amianto perché è la cronaca di questi giorni che ce ne parla a Ivrea ma anche a Torino. Anche a Torino, certo. Questa mostra è nata proprio così, dai problemi che ci sono dell'amianto. Come sappiamo, noi come CGL abbiamo il gruppo amianto che ormai sta lavorando da anni sull'Olivetti, ma il problema dell'amianto persiste anche al di fuori delle cose che conosciamo. Allora, questa mostra ho saputo che c'era in giro per l'Italia, per cui mi sono interessata, l'abbiamo fatta arrivare ad Ivrea. Purtroppo dura poco perché dura solo fino al 5, per cui la teniamo aperta anche per le scuole, perché è una mostra che si intitola Basta Amianto, conoscere per prevenire, ed è il titolo, la dice lunga. Cioè, bisogna che noi conosciamo, perché la gente non conosce quali sono i problemi causati da amianto, dall'amianto stesso, per dire, nella mostra c'è addirittura un vecchio fornetto per i bambini, c'è il Dansch che fino a una certa data, e c'è scritto sopra, la usavano con dell'amianto compatto. Poi l'hanno sostituito, però ci sono delle cose che secondo me la popolazione non conosce. E questo è dovuto all'ignoranza nella materia di amianto, perché nessuno di noi conosceva l'amianto, è scoppiato qui nel momento in cui è scoppiato il caso Olivetti. Questo è stato quello che ci ha fatto venire in mente di organizzare questa mostra.
Settimana a scavalco fra il 25 aprile e il 1 maggio, abbiamo visto il 1 maggio ad Ivrea, vediamo il 25 aprile nell'Alto Canavese, dove tutte le sezioni dell'AMPI per questo 70° anniversario, un anniversario un po' speciale, si sono ritrovati a Quornie. Domenica 26 aprile, presso i locali dell'ex manifattura Quornie, la sezione AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con diversi comuni limitrofi, in collaborazione con il comune, ha organizzato la commemorazione. A fare gli onori di casa il sindaco Beppe Pezzetto, che ha letto una propria riflessione sul 70° anniversario della liberazione. A chiudere la giornata, il gruppo musicale Le Pillole Rosse, band di Torino, il cui repertorio è interamente dedicato alle canzoni partigiane, popolari e pacifiste. E poi la cronaca amministrativa. I gruppi di opposizione di Uniti per Rivara hanno inviato all'ARPA, ai Carabinieri e all'ASL una segnalazione sulle acque post-depurate del torrente Viana, post-depurate da un depuratore posto in località Cadona Rolette che secondo loro non funziona. I consiglieri di opposizione del comune di Rivara, Lorenzo Terrando, Maria Basolo e Danilo Pastore, oggi hanno inviato all'ARPA Piemonte, ai Carabinieri del NOE, Nucleo Operativo Ecologico, e all'ASL 4 una segnalazione circa le acque post-depurate versate nel torrente Viana dal depuratore situato in località Cadona Rolette. Acque che in pratica non paiono affatto depurate. Il depuratore realizzato dal consorzio intercomunale Forno, Rivara e Busano qualche anno fa dovrebbe garantire il versamento nel Viana di acqua depurata, ma a giudicare dall'esame ottico non è così. I componenti del gruppo Uniti per Rivara affermano di non essere al corrente che vengano effettuati o meno periodici controlli. Ad occhio nudo, dicono, si vede la differenza del colore delle acque, per non parlare del cattivo odore. In teoria si sarebbero dovuti effettuare dei controlli. Abbiamo segnalato alle autorità la situazione, chiedendo con urgenza opportuni accertamenti e verifiche, oltre alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Oltretutto, di recente, è in corso la procedura per collegare al depuratore anche Levone e Rocca Canavese. E concludono di ritenere quindi doveroso che vengano effettuati approfonditi controlli tecnici sulle condizioni e sul funzionamento dell'impianto. Un bilancio in ordine, nessun aumento in vista, questa è un po' la sintesi dell'assemblea dei comuni del CIS38 a Quornie, ma non sono tutte rose e fiori. Mercoledì 29 aprile, presso la sede situata all'ex manifattura, si è tenuta l'assemblea consortile del CIS38. Punto focale all'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto finanziario 2014. Il CIS38 è in salute, ha affermato il presidente Carla Boggio. Nel documento, consegnato ai sindaci presenti, anche la previsione del 2015, calcolata sulla base del 2014 ma con un 10% in meno per prudenza rispetto ai continui tagli. Il Presidente ha sottolineato che se diminuiranno ancora gli stanziamenti, il CIS38 dovrà scegliere tra tagliare i servizi o aumentare la quota ai comuni. Quota che per quest'anno resterà uguale al 2014, 27,43 euro pro capite. Durante l'assemblea è stato anche approvato lo schema contrattuale per la definizione dei rapporti tra CIS38, ASL 4 e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate. Il contratto, è stato spiegato, prevede l'impegno del CIS38 ad intervenire nell'integrazione delle rette. Purtroppo non abbiamo una disponibilità infinita, quindi dobbiamo decidere se approvarlo con un inciso che limita il bilancio oppure così. Dopo aver discusso, si è deciso di approvarlo con l'inciso, contrariamente a quanto approvato l'ASLETO 4. Edoardo Gaetano, vice sindaco di Rivarolo Canavese, ha sottolineato che il CIS38 deve muoversi con l'ASLETO 4, in quanto si stanno pagando letti vuoti, per non parlare dei medicinali, per cui l'ASL disattende puntualmente la fornitura, spingendo le strutture ad acquistarli presso le farmacie ad un costo maggiorato del 42%. Si stanno arricchendo alcuni e altri si battono sui denti, ha dichiarato Gaetano, creando connivenze a favore di alcune farmacie e provocando un danno patrimoniale alle pubbliche amministrazioni. Dobbiamo fare qualcosa.
Ultima novità emersa dall'assemblea riguarda l'assistenza scolastica. Nella scorsa seduta il CIS38 aveva proposto un aumento delle quote ai comuni di 3 euro pro capite per sobbarcarsela. Durante la seduta di mercoledì, invece, il presidente Boggio ha annunciato che non sarà necessario. Il direttivo del CIS38 ha confermato che per quest'anno riusciranno ad occuparsene interamente, senza costi aggiuntivi per i comuni. Gli enti però dovranno delegare il CIS quanto prima, perché si deve procedere con le gare d'appalto. Durante la seduta è stato anche nominato il nuovo revisore dei conti. Sarà Giacomo Spiller. E poi due bei progetti. Partiamo da Ivrea. Il progetto si chiama Mondi Possibili, si svilupperà fra incontri di cultura, di cucina e di storia all'asilo nido Adriano Olivetti di Ivrea, un esempio concreto di integrazione fra famiglie ma anche fra istituzioni. Mondi Possibili all'asilo nido Olivetti, che cos'è questo progetto? È un progetto finanziato dalla Regione Piemonte, siamo arrivati i primi su tutta la provincia ed è un progetto organizzato dal nostro asilo nido comunale che prevede la possibilità per anche le famiglie con bambini 0-5 anni che non sono iscritte al nostro asilo nido di venire a fare diverse attività. Abbiamo un incontro a mamme che teniamo il giovedì mattina per le neomamme o anche le mamme che stanno aspettando ed è un gruppo di condivisione per scambiarsi esperienze e fare quattro chiacchiere insieme. Altre volte inviteremo anche degli esperti per dei temi specifici. Un'altra azione invece sarà l'organizzazione di alcune cene dove diversi genitori potranno sperimentarsi chef per una sera e verranno a proporre le cene tipiche dei loro paesi, delle loro nazioni, delle loro regioni e quindi avremo magari la mamma tunisina che ci preparerà il couscous e la mamma siciliana che ci preparerà la caponata. E in questo momento conviviale, che è una via di mezzo fra un corso di cucina e poi ovviamente il momento invece di consumare quanto preparato, ci sarà l'occasione di parlare poi di intercultura e delle diverse realtà del mondo vicino e lontano a noi. Un'altra azione importante prevede invece, con l'aiuto del consorzio sociale in rete, la possibilità di spendere delle ore di educatori professionali nelle scuole per organizzare dei momenti di confronto fra genitori, insegnanti ed educatori per affrontare insieme delle tematiche. Anche qui, sempre nell'ottica di non avere delle risposte preconfezionate o la soluzione ai problemi, ma di condividere alle volte semplicemente dei momenti di vita più o meno difficili. E nella sede di Confindustria Canavese si è svolta la presentazione del primo mercato della terra della biodiversità che si terrà a San Giorgio, è un primo dei tre eventi delle tre terre canavesane che vede poi coinvolti anche Aglie e Castellamonte. Presentazione in Confindustria di una iniziativa che riprende un po' le iniziative del passato ma che ha una rilettura completamente nuova, che è quella della biodiversità, di un mercato che riporta l'agricoltura a quella del passato ma con tecnologie assolutamente moderne. Sì, un approccio diverso, nuovo, che vuole integrarsi con il tessuto canavesano per fare ricettività e valorizzazione dei prodotti locali, come è il modo in cui noi vogliamo farlo con le tre terre canavesane. Parte un evento lungo 6 mesi, come l'Expo, che coinvolge San Giorgio, Castellamonte e Aglie, vuole essere un desco, un progetto legato al tavolo, le ceramiche di Castellamonte, i prodotti della terra che arrivano da San Giorgio, nel castello ducale, dove si coltivava per i re, in queste terre, queste tre terre importanti che vogliono mettersi al servizio del territorio canavesano. Il luogo migliore per presentare una fiera, un mercato, mi è sembrato ragionevolmente essere Confindustria, ad Ivrea, non a San Giorgio. Perché? Perché è un approccio diverso. Vuole essere un progetto di accoglienza di prodotti che arriveranno da tutta Italia, comunità del cibo, uomini produttori che presentano dei prodotti loro, che si confrontano con i nostri, che hanno dei valori nostri, che possono essere conosciuti e devono essere conosciuti a livello nazionale ed internazionale. I partner del progetto sono quelli giusti, sono Confindustria, sono le fondazioni bancarie, il Centro per l'Impiego, gli organismi di ricerca universitari, sono tutta una serie di soggetti che sembrano eterogenei. Viceversa, in un mercato innovativo, una fiera innovativa come quella che vogliamo impostare insieme su San Giorgio, penso che si riesca a trovare una buona
punto di incontro dove si possono scoprire in questi giorni di maggio, il 9 e 10 maggio, tante cose interessanti per i canavesani e non solo. Per San Giorgio una scommessa, quella della Piattella, già un po' vinta perché siete già finiti sullo spazio e poi perché la tecnologia ormai sta dando a questa vostra diversità, biodiversità, una qualità anche scientifica di livello internazionale. Sì, con questa fiera vogliamo fare un passo in avanti, è vero che con la Piattella e con la società Argotec, l'Agenzia Spaziale Europea, stiamo collaborando con Samantha Cristoforetti da diversi mesi per un progetto alimentare importante in cui è presente la Piattella, e questo ci aiuta dal punto di vista delle relazioni con la Samantha a costruire un progetto per il futuro, ma soprattutto la ricerca, quello che deriverà da queste sperimentazioni fatte nello spazio, consentiranno di portare nuovi e importanti contenuti ad un progetto che vuole essere un pioniere sul territorio di questo approccio nell'agricoltura di precisione. Agricoltura di precisione che vuol dire sonde, vuol dire sensoristica in campo, termocamere, per prevenire in un progetto di resilienza agroalimentare molto importante tutta una serie di problematiche che si possono combattere non con la chimica ma con la volontà e con l'alta tecnologia. E la stessa tecnologia ci sarà utile per caratterizzare in modo particolare questa fiera, che sarà una fiera con componenti tecnologiche, dalle telecamere alle sensoristiche ambientali, al coinvolgimento del museo etnografico con le riprese all'interno, con le webcam che consentiranno non solo a coloro che saranno all'interno del museo di degustare i vini nell'enoteca, e ad altri di poter avere immagini e dati sull'accessibilità a questi luoghi che potranno essere utili per l'evoluzione di questa iniziativa che nasce quest'anno ma ha grandi ambizioni di collocarsi nel territorio canavesano come punto di riferimento per le fiere che valorizzano tutti i prodotti del nostro territorio e non solo la Piattella o l'Erbaluce, ma attraverso Piattella ed Erbaluce aggregare gli altri che possono crescere con noi per valorizzare realmente l'agricoltura del territorio. A 3 anni di distanza dall'uscita del film sulla divisione della tenuta Savoia, l'associazione Natura e Paese di Vischi invece è uscita con un nuovo film dal titolo In guerra, in fuga, in amore, ed è stato presentato proprio a Vischi. Ricordiamo che gli attori sono praticamente, in buona parte, anzi vischesi. Per Natura e Paese ormai fare film diventa una tradizione, quasi un'occupazione, perché ci avete messo molti anni a fare questo. In guerra, in fuga, in amore. Diciamo subito di che cosa si tratta. La trama è la storia di due ragazzi vischesi, uno ancora vivente, l'altro purtroppo no, che hanno due storie parallele. Uno collabora con gli inglesi perché è a Reggio Calabria, quindi viene dallo sbarco, viene preso, e l'altro invece viene chiuso nella caserma l'8 settembre, viene chiuso in caserma e viene preso prigioniero dai tedeschi e portato in Germania. Quindi diciamo che sono 3 film in uno, c'è la storia di questi 2 ragazzi e in più c'è la famiglia a casa che li aspetta, che non ha notizie. Diciamo che il succo è questo. Gli attori sono vischesi, come sono questi attori? Com'è mettere assieme tutta questa gente che non ha esperienza di recitazione? Ma allora, nessuno ha, diciamo, esperienza, perché neanch'io non ho esperienze. È bello perché comunque c'è molta partecipazione non solo dagli attori ma da tutti i vischesi, perché comunque c'è chi ci presta le case, c'è chi ci presta la sala, c'è chi ha roba ancora vecchia a casa, quindi la mette a disposizione. Quello ci fa piacere e speriamo nel futuro di continuare. Gli attori per me sono tutti bravi, perché comunque si mettono in gioco, e per me la gente che si mette in gioco sono già bravi a prescindere. Non sarete professionisti, ma è stato ben fatto, quindi tecnicamente c'è stata molta cura. Sì, cerchiamo sempre il più possibile di curare la fotografia, di curare le immagini, e poi il montaggio, diciamo, che fa, insomma, il resto. Facciamo, insomma, ci studiamo sopra, non essendo professionisti, e poi ovviamente qualcosa ci sfugge sempre. Poi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a coinvolgere collezionisti, quindi abbiamo roba tutta autentica dell'epoca e si sono messi proprio a disposizione, e quindi
il bello è quello perché abbiamo coinvolto gente di Ternavasso, Poirino, fortunatamente lì c'era gente di Monza, tutti vestiti come allora, ecco, si sono prestati alla cosa, di San Bensan, si sono prestati alla causa, diciamo. E ha fatto tappa a Cornia in questo fine settimana la mostra itinerante intitolata Granata senza fine. Disegni, cartolini, libri e altre meraviglie nei locali dell'ex manifattura, poi andrà anche in altri centri del Canavese. Una mostra un po' per tutti, per chi è tifoso Granata ovviamente, ma non soltanto. Una mostra itinerante sul Torino che parte da Cornia. Che parte da Cornier e qui a Cornier rimarrà da oggi, che è il 1° maggio, fino al 4 maggio, giorno importante per la storia del Torino, e proseguirà nella seconda tappa a Bollengo dal 6 al 10, dove l'8 presenteremo un libro di Paolo Ferrero che si chiama Il ritorno degli idee Granata, che è dedicato al Torino del 76. Quella sera ci sarà Lido Vieri a presentare, oltre ad altri, insomma, lui come personaggio importante della storia del Torino, anche se non di quel Torino del 76, perché Lido Vieri era di un Torino precedente. La mostra ha un'idea, in realtà, io la chiamo di formazione, dove noi attraverso, in questo caso, il toro, quindi il calcio in generale, cercheremo di fare avvicinare le persone e in modo che possano aggregarsi tra loro, no? Perché io sono convinto che il pallone metta d'accordo il bimbo di 8 anni e il signore di 80, che dietro il calcio possono raccontarsi delle storie. E questa mostra, che appunto avrà diverse tappe, una è quella dal 12 al 15 giugno a San Giorgio Canavese, ma poi si sposterà anche fuori porta, fuori provincia, avrà una prerogativa che ogni volta ci sarà un elemento diverso da quella precedente. Ultima partita di campionato in casa per l'Ivrea Calcio. Ivrea Calcio però alle prese con grandi problemi per l'iscrizione il prossimo anno al campionato, tanto che non si sarà se ci sarà ancora o meno. Poco pubblico, poco interesse da parte della città e delle istituzioni, pochi anche gli sponsor. Il presidente del Consiglio Comunale, Elisabetta Ballurio, ha promesso di parlarne in un'apposita riunione dei capigruppo. La società aspetta, ma i dubbi sul futuro dell'Ivrea Calcio sono davvero tanti. Abbiamo fatto a lunghi tratti, abbiamo fatto bene, siamo appunto arrivati anche secondi, forse ci è mancato quel guizzo, ci è mancato proprio qualcosa alla fine per riuscire a mantenere la posizione. I playoff sarebbero comunque stati una soddisfazione per tutti, per noi dirigenza, società, per il presidente e sicuramente anche per tutti i ragazzi, per il mister che hanno iniziato il 7 agosto a lavorare, quindi magari ritrovarci oggi dentro i playoff e avere la possibilità di fare ancora un paio di partite sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Chi non sembra averci creduto da agosto fino a oggi sono la città, il pubblico, Ivrea in generale. Vi siete sentiti piuttosto soli? Ma sì, abbiamo provato noi quest'anno, già da quest'estate, con qualche iniziativa pubblicitaria, con dei gazebi, comunque con delle cose nuove rispetto agli altri anni, a farci conoscere, a cercare di avvicinare la città. Abbiamo fatto un Orange Day qua al Pistoni presentando tutte le squadre giovanili, raccogliendo tanta gente. Il problema è che poi quando diciamo, avremmo avuto un po' bisogno di una mano da parte di tutti, questa risposta non c'è stata, ecco. Anzi, ci siamo rimasti abbastanza da soli, questo per carità non è una colpa di nessuno, però diciamo che sarebbe stato bello e anche una spinta in più avere delle persone, un pubblico che sulle tribune dei Pistoni sicuramente più numeroso, penso che tutti lo meritavamo per gli sforzi fatti e per la storia comunque che ha questa società. Invece da parte della città è un po' mancato un sostegno a questa squadra. Ecco. E si conclude qui anche questa nostra edizione del TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.